Ben ritrovati amici di TVTV, ben ritrovati come al solito con questo ennesimo appuntamento di questa trasmissione che si rinnova il giovedì in diretta alle 15.30 e poi naturalmente il sabato alle 14.30. Ben ritrovati come al solito da Ettore con voi per questi 60 minuti, ma come al solito anche in compagnia di Ubaldo, di Salvo e di Roberta, a cui naturalmente diamo subito la linea per presentare il sommario di questa puntata numero 12. Ciao Roberta, a te il sommario. Ciao Ettore, benvenuti a TVTV. In questo numero vedremo i video musicali di Sting e degli Fib. E inoltre videosigla finale questa settimana affidata a David Bowie. Vedremo anche un servizio realizzato da Ubaldo Ferrini che riguarda Fabio Concato e inoltre un servizio su Vasco Rossi. Giocheremo naturalmente alla copertina misteriosa, torneranno anche questa settimana tutte le nostre rubriche, ovvero TVTV News, la TVTV Parade, l'angolo dedicato alle anticipazioni discografiche curato da Ubaldo Ferrini che è Metropolis Service, e anche questa settimana torneremo indietro nel tempo di tantissimi anni per tanti dischi fa e quindi vi diremo qual era la canzone più venduta e più ascoltata durante gli anni 80, all'inizio degli anni 80, proprio in Italia. E linea Ettore adesso per il sondaggio della settimana. Grazie Roberta, un sondaggio sicuramente molto interessante quello di questa settimana, anche perché è legato a tutti i numerosissimi artisti stranieri e italiani che sono venuti nella nostra città per presentare appunto il loro concerto. Parliamo dei vari Vasco Rossi, Iron Maiden e tanti altri, Fabio Concato. Ecco, il sondaggio di questa settimana è legato proprio al nome degli artisti stranieri o italiani. Vi piacciono più gli artisti italiani oppure quelli stranieri? Per poter partecipare al nostro servizio sondaggio basta telefonare allo 095 32 22 23. Vi ricordiamo che al termine della puntata, tra tutti coloro che avranno dato la loro preferenza, verrà sorteggiato un compact disc offerto dalla Flying Records. Ripetiamo ancora una volta il nostro sondaggio della settimana, che vediamo anche tra l'altro tra pochissimo in sovraimpressione. Preferite gli artisti italiani oppure gli artisti stranieri? Telefonate 095 32 22 23 e adesso per presentare appunto questo sondaggio diamo spazio al servizio che ha preparato il nostro Ubaldo Ferrini. Noi ci vediamo dopo ancora una volta con TVTV. Anche per questa settimana la troupe di TVTV è in giro a sentire il parere dei giovani. Il tema di questa puntata è: preferite di più la musica italiana, gli artisti italiani? Pensate che siano sullo stesso piano di quelli stranieri? Vediamo un po' cosa ne pensano i nostri amici. Secondo te la musica italiana è allo stesso livello di quella straniera internazionale? Io penso che sì, si stanno avendo i risultati. Penso che ci siamo. Tu cosa preferisci di più, un artista italiano o un artista straniero? Pensi che il livello più o meno ormai sia... Sì, abbiamo come rock, cioè in Italia abbiamo ottimi cantanti, per cui non ci possiamo lamentare questa intervista. Quindi come popolarità pensi che ormai un italiano abbia la stessa fama di un artista straniero? Diciamo che in genere in Italia noi siamo abituati sempre a invidiare quello che abbiamo all'estero, però se in effetti guardiamo attentamente, cioè sentiamo il livello di musica, come il livello italiano già siamo a un livello che non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Tu compri più dischi italiani oppure più dischi di artisti stranieri? Vabbè, io come dischi italiani ne compro parecchi, per esempio l'ultimo di Zucchero ho comprato, quindi diciamo mi piace molto la musica italiana, però giustamente la musica straniera bisogna seguirla sempre, perché insomma è giusto tenersi informati anche riguardo all'Europa, all'America, e quindi insomma è giusto che ci adeguiamo anche agli altri gusti. Quali sono quelli italiani che ti piacciono di più? Ma Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, il massimo. Allora, senti, secondo te il rock italiano è allo stesso livello di quello internazionale? Sì, indubbiamente. Io ho letto anche, ho seguito in televisione e sui giornali, ho letto che ha superato addirittura la rockstar Madonna come pubblico, come fan. Quindi tu preferisci gli artisti italiani a quelli stranieri? Certo, sono un fan, diciamo così, un grande fan del mitico Vasco, diciamo. Tu cosa preferisci di più, andare a vedere un artista italiano oppure un artista straniero? Italiano. Perché straniero sì, è più bello, se no dipende qual è, se sono i Queen, vabbè, o Europa. Un gruppo straniero, ma un gruppo che non mi piace, no, meglio italiano, almeno la capisco la musica. Era
Era dunque il servizio d'apertura della nostra settimana riguardante appunto il discorso sul sondaggio. Ripeto ancora una volta la domanda che abbiamo formulato proprio in apertura della nostra trasmissione: preferite gli artisti italiani oppure gli artisti stranieri? Telefonate 095 32 22 23. Tra tutti coloro che avranno partecipato durante il corso di questa puntata al servizio opinioni verrà sorteggiato un compact disco offerto dalla Flying Records. E adesso facciamo una cosa molto importante: guardiamoci insieme uno dei video più belli del momento, anche perché so che è uno dei preferiti, ovvero quello di Sting. È tratto dal suo ultimo album, guardatelo con attenzione perché è sicuramente una delle cose più belle del momento. Video di Sting e poi dopo di nuovo ancora con TVTV. Di Sting con la sua nuova canzone tratta naturalmente dal suo ultimo vendutissimo e ascoltatissimo LP. E adesso la linea a Roberta per il consueto spazio dedicato alle notizie dal mondo della musica e dal mondo dello spettacolo in genere. Come al solito ci riserverà senz'altro delle cose un po' piccanti. Robertina, vai.
Allora, benvenuti a TV TV News. Cominciamo immediatamente a parlare di una star di cui si parla tantissimo durante questo periodo, ovvero Michael Jackson, che preoccupato per gli animali in via d'estinzione si è battuto tantissimo per riuscire a strappare alle autorità americane il permesso per una grande iniziativa ecologica. Il suo immenso ranch, che si trova a nord di Santa Barbara in California, infatti ospiterà proprio questi animali in via d'estinzione, che sono i gorilla, gli orsi bianchi, poi delle tigri e altre specie di animali proprio in pericolo, e saranno costruite anche una casa per i serpenti e poi una voliera per degli uccelli che stanno andando proprio in via d'estinzione. E parliamo adesso di un'altra artista che ha ultimamente affiancato alla sua grande carriera di cantante anche la carriera di attrice, che è Whitney Houston. La cantante americana pare che ami più la ribalta della sua nuova figlioletta, della neonata Bobby Kristen. Infatti la Houston non ha esitato a lasciare a una governante la bimba, che del resto è proprio di pochissimi mesi, per partire insieme al marito. Queste le loro mete: prima una brevissima vacanza a Porto Rico e poi via per tutta l'Europa per una lunga tournée che vedrà appunto impegnato Bobby Brown. Il vecchio sogno di Paul McCartney si sta realizzando. L'ex Beatles ha annunciato ufficialmente che nel 95 inaugurerà a Londra l'Università Internazionale dello Spettacolo. Per il progetto, che è costato 30 miliardi di lire, Paul McCartney ha già versato la prima rata, che pensate un po', gli è costata ben 3 miliardi. Per un po' di pubblicità gli attori fanno di tutto, ma nessuno si era mai lanciato in performance contadine, e allora ha deciso di farlo Mel Gibson quando è stato invitato qualche giorno fa a un programma di Raffaella Carrà in Spagna che si chiama Hola Raffaella. E così l'attore, invece di fare la solita e classica intervista televisiva, si è fatto portare una mucca, poi uno sgabello, e con gran disinvoltura si è esibito in una mungitura, quindi una cosa veramente molto particolare che era proprio da vedere. Noi abbiamo visto soltanto le fotografie, è stato davvero un peccato. Un'ultima notizia che credo faccia piacere anche a proprio agli appassionati di Formula 1: pensate che Alessandro Dannini, che del resto ha esordito proprio da pochissimi TV come commentatore di Formula 1, ha inciso un disco insieme alla sorella, insieme a Gianna Nannini, dove però non canta perché purtroppo è troppo stonato, però parla, quindi è una sorta di rap nel disco della sorella. Questa era l'ultima notizia per TV TV News. La linea ritorna a Ettore. Come al solito le notizie che ci regala Roberta sono sempre molto particolari, molto strane, come ad esempio appunto quest'ultima di Alessandro Nannini, che adesso si mette a fare anche il musicista o quantomeno il cantante rap. A proposito di Nannini, è uscito il nuovo disco insieme però ad un altro grande artista, che è Jovanotti, ma di questo parleremo più tardi quando conosceremo la nostra TV TV Parade. Invece adesso, proprio legandoci un po' al discorso che abbiamo fatto proprio in apertura della nostra puntata riguardo il fatto che molti artisti sono venuti in città questa settimana per presentare i loro tour, ovvero parliamo di Iron Maiden, Vasco Rossi, oppure nel caso di Renzo Arbore, di Baccini. La scorsa settimana è venuto invece a Catania un altro grande artista che non ha avuto un grosso successo di vendita in quest'ultimo periodo, parliamo di Fabio Concato, però ha regalato ai suoi fans un concerto bellissimo. Noi eravamo lì e chiaramente abbiamo realizzato un'intervista doverosa a Fabio Concato. L'intervista di Ubaldo Ferini, ci vediamo dopo. Davanti alle telecamere di TV TV, Fabio Concato, uno dei protagonisti della musica italiana. Ciao Fabio. Ciao a te, ciao a tutti. Questo album In Viaggio, già uscito da un bel po' di mesi, una lieta conferma? Sì, una lieta conferma, con qualche, come dire, forse con qualche soddisfazione in più, che deriva proprio da questo, nuovo tour che è partito il 1° di marzo e che purtroppo sta per concludersi. Finiamo con Torino il 10 maggio, poi vabbè, spero che vadano in porto un altro paio di progetti grossi, e poi ci sarà una ripresa della tournée intorno al 15-20 di ottobre fino a Natale. Qualche sorpresa in più, qualche soddisfazione in più, come ti dicevo prima, perché stiamo facendo una tournée molto, molto diversa. C'è una proposta, anzi una riproposta di alcune delle mie canzoni in modo assolutamente acustico, quindi con due chitarre, un pianoforte, senza mortaretti, petardi, effetti laser, addirittura senza basso, senza batteria, computer, eccetera. Era proprio un mio desiderio di qualche modo di stare più vicino alla gente in quel modo lì, insomma, quindi avevo bisogno di comunicare di più.
Tra il tuo pubblico c'è magari chi ti ha scoperto soltanto grazie al successo degli ultimi album, c'è invece chi ti segue ormai da tantissimo tempo. Che rapporto hai con questo, con chi ti segue da tempo e invece magari con chi ti ha scoperto soltanto da poco? Devo dire che il piacere di parlare con la gente che mi conosce e che mi stima è come assolutamente identico. Certo è che quando qualcuno di loro mi ricorda magari addirittura un pezzetto di un testo del 1977, sono un pochino più neanche contento, mi fa piacere incontrare qualcuno che si ricorda le primissime cose, anche perché, non per cattiveria, ma non le ha comprate nessuno, cioè non lo sa nessuno che prima di Domenica Bestiale ci sono altri tre LP, altri tre lavori. Ma d'altronde era abbastanza normale, proprio considerando quello che scrivevo. Io scrivevo in un modo molto diverso da oggi, quindi ma ero anche molto diverso io, quindi era naturale che fosse così. Ecco, però quando incontro qualcuno mi dice però quella potevi farla, quell'altra eccetera, mi sorprende piacevolmente, perché vuol dire che invece qualcuno è riuscito a sapere di questi dischi e quindi a comprarseli. Ovviamente gli anni cambiano parecchio in una persona, tu però musicalmente sei rimasto più o meno abbastanza coerente, diciamo, da che Domenica Bestiale in poi? Sì, direi di sì, ho corretto un po' il tiro forse rispetto ai testi, però io hai usato la parola giusta, cioè io mi sento una persona molto coerente che fa il proprio lavoro, chiamiamolo così, poi non riesco a definirlo in un altro modo, anche se è un gran bel lavoro. Non mi sono mai allineato, non ho fatto mai molto caso, non ho dato mai grande importanza alle mode o rischio anche così di essere vissuto come un autore vecchio tra virgolette o cose del genere, ma non mi interessa granché, cioè io scrivo così quello che posso, quello che so scrivere, poi non fare il verso a altri o allinearmi è una cosa che non mi è mai piaciuta, non l'ho mai fatta neanche quando ero bambino, quindi se gli altri facevano il trenino io facevo un'altra cosa, per cui è assolutamente naturale per me. Quindi sei veramente così tranquillo, così pacato come a volte traspare dalle tue canzoni? Un po' lo sono, un po' no, però mi fa comunque bene cercare di essere così. Io non amo molto le persone che gridano, perché spostano il fuoco delle cose e fanno confusione. Cioè se io ti devo dire che sei una brutta persona, è inutile che gridi, perché se grido magari capisci un'altra cosa. Preferisco parlarti con questo tono e dirti guarda che tu sei una brutta persona. E lì non c'è possibilità di essere fraintesi, cioè è tutto chiaro, capito? E io nelle canzoni voglio fare così, non voglio gridare. Secondo me l'urlo, il grido ha una... è terapeutico, sì, ma in un altro modo, in chiave forse psicanalitica. Poi certo quando c'è bisogno di voce, di gola, eccetera, canti, è il tuo mestiere, quindi puoi anche fare la sparata, ma gridare proprio, cioè ostentare questa incazzatura è una cosa che io non sopporto, perché poi... in realtà questa gente è anche molto diversa. Parlavamo prima e concludiamo della tua raccolta, che è stato un modo piacevole, diciamo, per presentarti con le canzoni più famose al pubblico e credo anche un modo piacevole per te per ripercorrere tappe significative della tua carriera. Sì, tra l'altro mi era stata proprio richiesta questa cosa, così come mi è stato richiesto un live che credo che faremo da qui a qualche mese, credo proprio quando ricomincerà la tournée quest'autunno. Manca, sì. E allora, pronti, la raccolta, devo dire, è molto fortunata, insomma, molto, molto ben accettata, per fortuna. D'accordo Fabio, noi ti ringraziamo e ti auguriamo ovviamente il meglio del successo. Grazie molte, che dire, alla prossima. Voletevi bene. E con questo tono, dico, guarda che tu sei un po' così. You
Allora, abbiamo dato spazio a Fabio Concato, artista tra i più interessanti nel panorama della musica leggera italiana, un doveroso spazio perché è stato un po' dimenticato in questa incredibile confusione di artisti che sono venuti in città questa settimana. Poc'anzi parlavamo con la nostra Roberta che diceva appunto effettivamente Fabio Concato non ha avuto tutta questa risonanza che invece meritava. Fabio Concato intervistato da Ubaldo Ferrini, adesso è arrivato il momento di giocare con il gioco della copertina misteriosa che, come ben sapete, dà la possibilità ai nostri amici a casa di vincere un compact disco offerto dalla Flying Records. Allora, intanto abbiamo già stato promessione il numero di telefono per giocare, 095 31 15 12. Roberta, la copertina misteriosa di questa settimana è quella già che abbiamo visto due settimane fa addirittura. Sì, ancora non è stata indovinata. Perfetto. Effettivamente è un po' difficile. Intanto salutiamo il nostro Salvo, scusami. Ciao Salvo. Ciao Salvo. Come va? Innamoratissimo, poi racconteremo anche le storie. Innamorato di chi? Di una ragazza dai capelli rossi, no, non di Heidi però, Allora. Allora, se la regia ci mandasse in sovraimpressione la copertina misteriosa. Eccola qua, eccola qua. Com'è carina, non si capisce nulla. Diciamo pure che secondo me è quasi impossibile individuarla. 31 15 12 per poter partecipare al gioco della copertina misteriosa. Aspettiamo le vostre telefonate. In palio abbiamo un compact disco offerto dalla Flying Records. Ripetiamo ancora una volta il numero di telefono, 31 15 12. Vogliamo sapere il nome dell'artista e anche il titolo dell'LP. Pronto? Pronto, ciao Ettore. Ciao. Come stiamo? Bene, grazie. Chi sei? Sono José. José, allora José, intanto buon pomeriggio. Grazie. Senti José, allora hai individuato la copertina o quantomeno il nome dell'artista? Ma per quel poco che ho potuto vedere, ecco adesso magari c'è un'immagine. E diciamo... avrei bisogno sicuramente di un aiuto, anche perché sì, effettivamente dovremmo darti un aiuto, però mi hanno detto che almeno questa prima, seconda telefonata non possiamo aiutare molto. Mi dispiace, José. Mi dispiace proprio. Quantomeno... Diciamo che è un LP tra i più venduti di qualche anno fa e che è un artista tra i più famosi nel panorama della musica pop internazionale. Allora speriamo che vada meglio il secondo. Vabbè, allora ritenti. Ciao. Grazie, ciao, arrivederci. Dunque, è difficile. È un po' difficile. Dobbiamo dire che è molto difficile. È un po' difficile. Meno male che ho dato questi due aiuti, altrimenti sarebbe stato ancora più difficile. 095 31 15 12 per giocare insieme a noi al gioco della copertina misteriosa, che questa settimana è davvero misteriosa come lo è stata la scorsa settimana e anche due settimane fa. Sì, e infatti è da due settimane che resiste questa copertina. Tra l'altro è una copertina abbastanza particolare perché raffigura in un certo senso anche l'artista principale di questa band, ecco, aiutato, ho dato un altro punto a favore dei nostri amici a casa. 31 15 12 il nome dell'LP e il nome anche del gruppo. Il nome del gruppo che possiede questa copertina di questo album tra i più venduti qualche anno fa in tutto il mondo, non soltanto in Italia. Pronto? Pronto? Salve. Ciao. Chi sei? Anna Maria. Anna Maria. Ciao Anna Maria. Quanti anni hai? 30. 30? Sì. 30, vabbè. Lo dici con una timidezza, Ettore ne ha 84, pensa. Lei ne ha 63. Li porto bene però, vero Anna Maria, 63 anni? Allora Anna Maria. Allora Anna Maria. Di che band si tratta? A questo punto Ettore vi ha detto, insomma, vi ha aiutato veramente moltissimo. Allora Anna Maria. Qualche altro aiuto? Qualche altro aiuto? Non so Ettore, possiamo darle un altro aiuto? Dunque, abbiamo detto che è un gruppo e non lo dovevamo dire. Ettore è stato particolarmente buono Anna Maria questa settimana perché in queste due ultime settimane ha dato soltanto un aiuto, ha detto soltanto che si trattava di un disco di musica pop, poi per il resto non ha detto proprio niente. Quindi... Sì, ho aiutato, è inutile che... Abbiamo aiutato anche troppo. Allora Anna Maria, veloce! Veloce! Non lo so, veramente. Ci rinunci? Va bene, grazie lo stesso Anna Maria, rimani Anna comunque Maria. In visione di TVTV. Allora vediamo un po' se riusciamo a prendere un'altra telefonata. Vediamo se riusciamo a prendere un'altra telefonata, dopodiché ci fermiamo con questa prima parte della nostra trasmissione. 31 15 12, vogliamo sapere il nome dell'artista. Abbiamo anche detto che è un gruppo, quindi abbiamo aiutato il nome del gruppo e anche il nome dell'LP di questa band tra le più famose nel campo della musica pop internazionale. Allora vediamo un po', 31 15 12, dopodiché chiudiamo con questa prima parte. Eccola qua la copertina, aspettiamo quest'ultima telefonata, dopodiché eventualmente diamo la linea alla pubblicità. Allora ci fermiamo, eventualmente magari riprenderemo con un'altra telefonata proprio in apertura della seconda parte. Linea alla pubblicità, ci vediamo tra tre minuti, ancora con TVTV, insieme a Salvo, Roberta
e Ubaldo che più tardi ritornerà per Metropolis Service. A dopo. Ancora in diretta con TV TV, seconda parte che viene subito inaugurata intanto per quanto riguarda il sondaggio, nel senso che dobbiamo dare subito l'aggiornamento sul sondaggio della settimana. Qual era la domanda? Vi piacciono di più gli artisti stranieri o gli artisti italiani? Ecco, era questa. A noi quelli italiani, se dobbiamo essere sinceri. A me tutti e due. Allora vediamo un po' se la regia può mandare in sovraimpressione l'aggiornamento momentaneo su quanto riguarda, per quanto riguarda il sondaggio. Eccolo qui, abbiamo il 53% che dice che gli artisti italiani vanno per la maggiore, vengono preferiti, rispetto al 47% che invece dice che gli stranieri sono più interessanti. Ecco, infatti. Allora, se non sbaglio, dovremmo avere una telefonata per quanto riguarda il gioco della copertina misteriosa. Era in attesa la nostra amica o il nostro amico dall'altra parte dell'apparecchio telefonico. Vediamo un po' se possiamo mandarla subito in onda questa telefonata. Eccola qua nel frattempo la copertina misteriosa di questa settimana. Pronto? Pronto? Chi sei? Dunque, sono Francesco da Catania. Francesco, quanti anni hai, Francesco? 26. Allora, vediamo un po' se riesci ad individuare il nome del gruppo e anche il titolo dell'LP di questo gruppo. Sono per caso Supertramp. Supertramp? No, mi dispiace. Ritenta, grazie lo stesso per aver partecipato. Arrivederci, grazie, molto ciao, gentile. Francesco. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Allora, a questo punto andiamo di fretta, diamo la linea a Ubaldo. Noi ci vediamo dopo, Roberta. Sì, ci vediamo dopo. Perché avevo anche altre cose da proporre, come ciao. Ad esempio un servizio su Vasco Rossi. Linea a Ubaldo per Metropolis Service. Buon pomeriggio, benvenuti anche per questa puntata alla rubrica riservata alle novità discografiche in collaborazione con Metropolis, il vostro negozio di dischi in via Oberdan a Catania. Come al solito coadiuvato dal magico Salvo che farà sentire le canzoni che andremo a proporre e partiamo subito veramente con una novità incredibile per l'estate 93, un disco che ha veramente il fascino della bella stagione, si chiamano Inner Circle, hanno già realizzato un album molto molto solare, fanno del ragamuffin parecchio accattivante, li sentiamo con il nuovo singolo Bad Boys. Si tratta di un successone che sta veramente spopolando in radio e anche in discoteca, loro veramente sono incredibili, dei ragazzi con delle facce assurde, con i capelli alla Rasta Man, con le treccine, comunque in effetti quello che importa è la musica ed è fantastica. Inner Circle con Bad Boys, la prima novità di questa settimana. Continuiamo con un disco su cui sono pronto a scommettere a occhi chiusi, è già in classifica in Belgio, in Austria e anche in Inghilterra e sicuramente sarà uno dei tormentoni dell'estate, anche perché ha un inciso, un ritornello veramente molto molto accattivante. Si chiama Hideaway, una nuova proposta, il disco è What Is Love? Sì, sono veramente sicuro che potrebbe anche essere il nuovo Rhythm Is a Dancer, ovvero quello che è stato il tormentone dell'estate 92, questo potrebbe essere appunto per la prossima bella stagione. Hideaway, questo What Is The Love. Diamo un po' di spazio anche alle produzioni italiane, ritornano sul mercato gli FBI Project che abbiamo già ospitato con il loro Come On and Do It. Ritorniamo a parlare di loro, di questi tre ragazzi che sono anche dei disc jockey quotatissimi e hanno anche un progetto parallelo al discorso FBI che è appunto quello dei TC, in questo caso visto che siamo nel 93, TC 93, grazie anche alla collaborazione di altre personalità importanti del mondo delle discoteche come Ivo Morini, come Marco Trani. Ritornano quindi anche i TC 93 con Harmony. Adattissimi a Chiama la notte, al popolo appunto che anima le discoteche, che appunto ama vivere con il buio. TC93 con Harmony, parliamo di un gruppo che spopola in Inghilterra, è l'ultima novità di questa settimana, sono i Depeche Mode che stanno avendo un successo incredibile con il loro album, questo è il secondo singolo che sicuramente bisserà anche il precedente, ovvero I Feel You. Ritorno ai Depeche Mode con Walking in My Shoes.
abbiamo concluso per questa settimana con lo spazio riservato alle novità discografiche in collaborazione con Metropolis, il vostro negozio di dischi Mio Oberdan a Catania. Ettore ha rubato una copertina, vediamo un po' a che pro. Sì, ho rubato questa copertina anche perché effettivamente non avevi tutti i torti nel definire questa canzone What is Love? What is Love come una delle cose più belle della prossima estate. Infatti sicuramente è una anche delle poche copie che Ubaldo possiede. Abbiamo già fatto a botte fra me e Salvo per prendere appunto questa copia bellissima di What is Love. Comprate, questo è un consiglio che vi diamo noi di TVTV, perché è veramente uno dei mix più belli. Complimenti Ubaldo, non facciamo i complimenti a Salvo perché ha detto che questa sarà invece la sua copia personale. Fate conti, vabbè, ok. Allora invece noi adesso ci vediamo il servizio che abbiamo preparato riguardante la venuta di Vasco Rossi qui in Sicilia, due date che hanno avuto un enorme successo, più di 17.000 presenze per i due concerti al Palasport di Acireale. Abbiamo fatto qualche domanda a qualche fans e nel frattempo abbiamo anche avuto modo di sentire una delle cose più belle di Vasco Rossi, ovvero vivere. Ci vediamo dopo questo servizio di Vasco Rossi, ancora con TVTV in diretta su TSC. Cosa ne pensi di Vasco Rossi? Secondo me Vasco Rossi è un mito e basta. Cioè uno dei più grandi cantanti ci sono qui in giro in Italia, ne sono sicuro. Ma tutte le polemiche ci sono state sul fatto che non voleva venire qui al sud? No, sono stronzate, ne sono sicuro. Vasco non lo poteva mai fare per noi del sud. Siamo tutti una grande famiglia. La canzone in assoluto, la preferita? Alba Chiara. È unico Vasco Rossi. Qual è la canzone che ti piace di più di Vasco Rossi? Ridere di te.
Ancora con TVTV e adesso è arrivato il momento di presentare la nostra TVTV Parade, ovvero la classifica ufficiale di TVTV che vede di scena le 5 posizioni più gettonate tra tutta la redazione appunto di TVTV. Come al solito grazie alla collaborazione di Salvo DJ Saladino, andiamo subito a presentare la quinta posizione dove questa settimana abbiamo in discesa questo mix degli FBI Project intitolato Come On and Do It. Ok, Come On and Do It, FBI Project, il disco che sta in discesa nella nostra classifica, eccola qui la copertina, eccola perfetto. Andiamo ancora avanti, adesso New Entry, in quarta posizione, un disco che abbiamo già annunciato proprio in apertura della nostra puntata, il mix di Gianna Nannini con Jovanotti che fa un po' la parte della guest star, ovvero un'apparizione particolare. La canzone si titola Radio Baccano, Jovanotti e Gianna Nannini, mentre al quarto posto la nostra TVTV Parade. Indo, buddista, ebreo, musulmano, fine del mondo, segnale orario, colonna sonora di questo scenario di guerra, un suono distorto, un urlo incazzato di chi non è morto ma vivo. Andiamo ancora avanti, adesso al numero 3 la nostra ex canzone Regina, è stata per 3 settimane al primo posto di questa TVTV Parade, parliamo della canzone Informer di Snow che questa settimana invece occupa la terza posizione appunto nella nostra classifica ufficiale. Snow che tra l'altro verrà in tournée prossimamente in Italia con un concerto sicuramente molto interessante, tra l'altro questa canzone è stata per più di 2 settimane al primo posto nella classifica dei 45 giri più venduti negli States, mentre per 3 settimane è stata al primo posto nella hit ufficiale di TVTV. Informer Snow al numero 3, andiamo ancora avanti, impennata d'orgoglio per gli 883 che ritornano nella zona alta della nostra classifica e questa settimana li troviamo al numero 2, la canzone si intitola Sei un mito, numero 2 della nostra classifica 883. Tappetini nuovi, Arbre Magic, deodorante appena preso che fa molto chic, appuntamento alle 9. A questo punto, per la gioia di tutti i ragazzi che amano la musica rap, ascoltiamo la posizione che sta al primo posto della nostra TV. TV Parade, ovvero il nuovo disco di Ice Cube che è altissimo nelle classifiche rap in America, la canzone si titola It Was a Good Day, lui si chiama Ice Cube, numero 1 della nostra TV Parade per la seconda settimana consecutiva. Ok, grazie per questa collaborazione diretta di Saldo, ricordiamo ancora una volta la classifica, al numero 5 abbiamo incontrato gli FBI Project con il loro ultimo mix, al numero 4 New Entry, Gianna Nannini con Jovanotti con Radio Baccano, al numero 3 Informer di Snow, al numero 2 883 con Sei un mito e al primo posto per la seconda settimana consecutiva il nuovo disco di successo per Ice Cube. E a questo punto diamo linea a Roberta che ha da presentarci naturalmente il suo sponsor personale, perché lei giustamente c'ha gli sponsor personali e poi anche un video bellissimo dell'Itsfiba. Allora, Roberta. Volevo sì ringraziare il mio sponsor che è Alfredo, un parrucchiere in Catania, si trova in viale 20 settembre numero 50 appunto nella nostra città. Vi ricordo che Alfredo ha lanciato veramente un'iniziativa incredibile, effettua lo sconto del 20% per 3 giorni della settimana che sono il martedì, il mercoledì e il giovedì del 20% su qualunque servizio voi chiediate da Alfredo che ricordo ancora una volta si trova in viale 20 settembre numero 50 a Catania. Faccio vedere anche la card col quale avrete diritto allo sconto del 20%, comunque questa che potete ritirare direttamente da Alfredo in viale 20 settembre numero 50 a Catania, non dimenticatelo. E adesso guardiamo insieme il video dei Litfiba Modi, ci rivedremo subito dopo.
cazzo senza i cani. Farò il cortocircuito nello stanzo dei bottoni per sciogliere i veleni per le tue decisioni. Di notte voglio ballare nella televisione, truccarmi da pallone e poi raccontarti tutto. Sulla mafia, sulla P2 e l'Europa che si tratta, pizza passe, corrida, è una mafia da sportazione, tutto, tutto sul mio fegato, tutto, tutto, tutto niente, c'è sì, ma di, ma di, ma di. E li voglio raccontare alla gente che si ganna. Le notte voglio ballare nella stanza dei bottoni, staccare tutti i fili delle tue decisioni. Staccare tutti i fili con la tua benedizione. Che sei in Africa, sull'obiezione, tornati in studio dopo Modi dell'Hip Fiba, un video dal vivo veramente bellissimo, e siamo pronti per tornare indietro nel tempo, proprio all'inizio degli anni 80, proprio nel 1981, per scoprire quali erano le canzoni più ascoltate e più vendute durante quel periodo in Italia. Naturalmente la nostra classifica, la numero uno di questa lunghissima classifica che comprende tutti i dischi più venduti, si trova su Ciao 2001, che a quell'epoca era proprio uno dei giornali più in voga. Vi diciamo subito che in Italia, al primo posto dei 45 giri più venduti, c'era un disco di Robert Palmer che si chiamava Johnny and Mary, mentre per i 33 giri Making Movies dei Dire Straits. Ettore, ragazzi, come va? Tutto bene? Sì, molto bene, grazie. Abbiamo dato un pugno poc'anzi a Salvo perché si era messo a gridare in studio. Ma lui allora grida sempre, lui comunque grida sempre. Sì, sì. Io non ce la faccio più. Non ce la fai più? No, no, basta. Allora, Johnny and Mary, questa è la canzone di Robert Palmer che sicuramente ebbe un enorme successo in quel periodo. Tra l'altro era ospite a Sanremo di quell'anno e la cosa più incredibile, da ospite diventò poi il singolo più venduto quell'anno. Evidentemente Sanremo in quel periodo non tirava più di tanto. Anche in questo comunque. Allora, abbiamo qui Ubaldo, oltre la presenza di Saldo che ci potrebbe anche dare fastidio, però in questo caso ce lo teniamo, quella di Roberta, Ubaldo per darci la risposta finale del sondaggio della settimana. Intanto ripetiamo quella della domanda. La domanda era: preferite gli artisti italiani o quelli stranieri? È stato un sondaggio abbastanza combattuto, alla fine comunque hanno trionfato, ahimè, gli stranieri con il 51%, comunque di poco, perché appunto gli italiani ovviamente hanno avuto le preferenze per il 49%, quindi tutto sommato abbastanza indecisi i nostri telespettatori. Infatti, chi vince il compact offerto dalla Flying Records? Antonio Privitera vince appunto il compact sorteggiato da noi appunto durante questa puntata. Perfetto, grazie ad Antonio, grazie anche a tutti gli altri che comunque hanno partecipato telefonando
al nostro servizio opinione della settimana, grazie a Roberta, anche al suo sponsor, anzi a proposito ci ha portato la card omaggio per tutti, il problema non riguarda me ma riguarda soprattutto Ubaldo e Salvo che hanno invece appunto qualche problema sui capelli, grazie Roberta. Vabbè, io problemi non ne ho, ricordo. Sì, vabbè, appuntamento alla prossima settimana, ciao a tutti. Ciao.